La solennità della Pentecoste è una delle feste più importanti per la Chiesa. È il momento nel quale noi celebriamo la discesa dello Spirito nella piccola comunità dei primi cristiani, dei dodici, di alcune donne, degli amici di Gesù. È il momento nel quale la Chiesa diventa adulta, cresce, fa un salto qualitativo. È la presenza di Dio, che è Spirito Santo, a cambiare la loro vita. Per cui, da timidi, da paurosi, da persone che hanno perso il Maestro e si trovano soli, si trovano piccoli, si sentono piccoli, diventano dei testimoni, diventano adulti, prendono coraggio. Insomma, la loro vita cambia, cambia il loro modo di stare insieme, ma soprattutto cambia una cosa particolare. Da quel piccolo luogo dove tutti erano rinchiusi, ora queste persone, gli amici di Gesù, i dodici, partono e annunciano il Vangelo in tutto il mondo. In questo senso, allora, è una festa molto bella, molto significativa, perché ci ricorda una cosa fondamentale del nostro battesimo, della nostra vita cristiana. Noi siamo fatti per annunciare. E questo è un atteggiamento che tocca innanzitutto la nostra persona, la nostra dimensione anche più umana, perché parlare di annuncio, parlare di missione, vuol dire parlare innanzitutto di relazione, di uscita, di uscire dal mio mondo, dalla mia piccola casa, da quello che penso, da quello che conosco, uscire per incontrare. È questa una dimensione molto bella, perché anche Papa Francesco ci parla della cultura dell'incontro, appunto del trovarsi, del radunarsi, dell'andare e stare con qualcun altro, insomma del dialogo, del parlare, ma anche del condividere insieme la vita. E che cos'è appunto il senso della nostra vita cristiana se non una condivisione, un uscire, un andare, un incontrare? È un'esperienza che facciamo tutti i giorni quando ci alziamo. Noi continuamente incontriamo altre persone, che sia a scuola, che sia nel mondo del lavoro, che sia nella parrocchia. In qualunque contesto noi ci troviamo ad incontrare altre persone, altri volti, altre storie. E questo ci arricchisce, e questa condivisione ci cambia. Cambia me, perché ogni volta che incontro una persona sono arricchito della sua esperienza, ma anche cambia l'altra persona. La mia presenza cambia il volto che ho davanti a me, la persona che incontro. Ora, vedete come questa festa, questa solennità ha un valore realmente grande, importante. Il dono dello Spirito ci fa uscire, ci fa incontrare altre persone, e la nostra storia e la storia di tutti cambia, diventa una storia nuova. C'è un secondo elemento che possiamo sottolineare di questa solennità della Pentecoste, appunto, e lo troviamo sempre nella Scrittura, lo troviamo negli Atti degli Apostoli, quando a Gerusalemme tutte le persone di culture diverse, di lingue diverse, che si trovavano appunto a Gerusalemme, sentono parlare gli apostoli, i dodici, nella loro lingua nativa. È interessante questo fatto, può sembrare anche un po' veramente speciale, veramente particolare, forse che i dodici hanno imparato i dialetti, le lingue immediatamente. Sì, perché no? Ma penso che la cosa interessante e che avviene proprio in questo giorno è che quando i dodici parlano, quando questi primi cristiani che hanno conosciuto Gesù, che hanno vissuto e partecipato alla morte, possiamo aggiungere alla resurrezione del Signore, con il dono dello Spirito, quando parlano, quando testimoniano, le loro parole raggiungono i cuori, sono comprese, vengono capiti. Insomma, le persone che ascoltano le loro parole comprendono nel profondo ciò che stanno comunicando.
Ora, quanto importante è questo aspetto? È una delle sfide della Chiesa, la comunicazione. Comprendere e farsi comprendere. Annunciare un messaggio, ma annunciare la morte, la risurrezione del Signore ed essere compresi. Quanto la sfida ancora oggi della Chiesa è parlare la lingua nativa di quella cultura, cioè di quel popolo, di quella nazione. Nazioni che sono poi in realtà le nazioni che conosciamo di tutto il mondo. Ma alle volte la lingua è proprio legata anche alla persona, ad ognuno di noi. Cioè ognuno di noi ha una mentalità, ha dei codici, ha dei modi di comprendere, ha insomma un suo linguaggio. Chi annuncia riesce a raggiungere il linguaggio di ogni persona. Riesce a parlare e a farsi comprendere da tutte le persone. Questo è un dono. Questo è celebrare il dono dello Spirito Santo. E pensiamo allora al senso anche dell'evangelizzazione, per esempio, tramite la cultura della comunicazione, l'ambiente della comunicazione attuale di oggi. Pensiamo ai nativi digitali, perché è vero, è un linguaggio la comunicazione digitale, è un modo di raccontare, un modo di narrare, è un modo di rappresentare la vita. Insomma, navigare in internet o essere presenti in una chat piuttosto che in un contesto social, insomma, richiede un linguaggio, richiede un modo di comunicare, richiede appunto una sensibilità comunicativa ben specifica, ben particolare, che non è la stessa cosa, per esempio, parlare tra amici, parlare uno di fronte all'altro. Allora comprendiamo il senso di questo parlare ed essere compresi da tutti, compresi in ogni modo, compresi anche nell'ambito della comunicazione digitale, di questa realtà appunto che è quella moderna, che è la comunicazione moderna, anche dai nativi digitali, che noi descriviamo di fatto come i giovani, coloro che hanno conosciuto fin da piccoli, appena nati, proprio questa realtà, questo moderno modo di comunicare. Lo Spirito Santo crea tutto questo. Dà la possibilità alla Chiesa di comunicare in maniera sempre nuova, sempre diversa, mai abituale, mai data per scontato. E questo arricchisce la nostra consapevolezza, cioè ognuno di noi può essere questo comunicatore, in tanti modi, nel dialogo, in internet, scrivendo, facendo un video. Mille sono i modi in cui noi comunichiamo. Ma quello che è il vero miracolo, il vero dono della Pentecoste, è che tutti comprendono le parole che i dodici dicono. E questo è anche, in effetti, il dono che lo Spirito Santo vuole ravvivare, rinnovare, oggi, qui, per la Chiesa di oggi, per la nostra Chiesa. C'è un ultimo aspetto che condivido sempre in riferimento a questa nostra solennità, al dono dello Spirito, al giorno di Pentecoste. Ed è Paolo che nella prima lettera ai Corinti ce lo ricorda quando dice: Dio opera tutto in tutti. È interessante questa espressione, anche se per alcuni versi è un po' enigmatica, non è così chiara, lascia intravedere ma non concretizza nello specifico, nel concreto, appunto il significato di questa espressione. Dio opera tutto in tutti. Certo, dobbiamo dire innanzitutto che Dio opera, Dio agisce, cioè Dio è presente, Dio non è lontano, ma Dio in mille modi, in ogni tempo, trova le occasioni per essere presente e quindi per manifestare il suo amore all'umanità. Lo ha fatto in pienezza con Cristo, con il Figlio. Ma quanti sono i modi tramite il quale il Signore ci raggiunge? Opera per tutto il bene della persona, per il bene dell'umanità, conduce la storia dell'umanità,
Anche quando, come oggi, purtroppo, ci sono divisioni, ci sono guerre, cioè anche quando c'è divisione, ecco, Dio opera per l'unità, ma Dio opera per la vita, Dio opera per il bene dei giovani, Dio opera per il bene degli adulti, delle famiglie. Dio opera, Dio conduce la storia e la conduce al bene, la conduce affinché tutti riconoscano il suo amore e si sentano figli, e noi tutti ci sentiamo figli di un padre buono, di Dio che è padre buono. Ma opera tutto in tutti. E anche questo elemento, questa piccola parola, tutti, è importante. Cioè, il bene viene forse solo da qualcuno? Solo qualcuno fa del bene? Solo qualcuno vive questa dimensione, che è quella dell'amore, che è quello del farsi prossimo? No, ci dice Paolo. Dio, tramite tutte le persone, tramite le mille occasioni, tramite le nostre mille storie, è presente, fa del bene, opera, conduce l'umanità. E allora quanto importante è la nostra testimonianza? Alle volte semplice come può essere una mamma di famiglia, un papà che ogni giorno va a lavorare e sembra che la sua vita sia ripetitiva, nulla di particolare. Eppure Dio opera in tutti. Dio ama l'umanità, ama il prossimo e raggiunge ogni persona, anche tramite quella mamma, quel papà, e potremmo aggiungere quel parroco, quel religioso, quella religiosa, quel bambino, quel catechista, quella catechista. Cioè, quanti piccoli modi tramite il quale il Signore è presente. Opera tutto in tutti. Questo non solo ci responsabilizza, ma prima di tutto ci aiuta a riconoscere la nostra identità. Identità di testimoni. Testimoni che più sono abitati dal Cristo, più lasciano che il Cristo viva in loro, più il Cristo vive, raggiunge, opera nella loro vita e diventano testimoni. Ecco, anche questo possiamo dire è il frutto del dono dello Spirito. Oggi allora vogliamo fare festa per il dono dello Spirito, ma vogliamo fare festa anche perché è grazie allo Spirito che noi siamo comunità, che noi camminiamo insieme, che noi siamo Chiesa, cioè radunati per celebrare l'opera di Dio e quindi insieme essere testimoni dell'opera di Dio. Quanto è bello potersi incontrare ogni domenica per celebrare l'Eucaristia. Cioè essere Chiesa, essere lì, lasciare le nostre case e radunarsi per celebrare l'opera di Dio nella nostra vita. È lo Spirito che ci chiama, che ci invita a far comunione, ad essere comunione. È lo Spirito che ci rende comunità e quindi, ripeto, Chiesa. Allora questo sia anche il nostro stile di vita, potremmo dire la nostra mentalità, cioè una mentalità che pensa secondo la logica della comunione, che è anche unità, che è anche quella del camminare insieme, dell'aiutarsi, del soccorrere, del correggere, ma anche del perdonare, dell'incoraggiare, del tendere una mano. Insomma, la comunione è realmente necessaria per tutti noi ed è anche ciò che l'umanità ha bisogno di noi, da noi cristiani. Essere segno di questa comunione, quella comunione che lo Spirito opera in noi, realizza in noi e ci fa appunto Chiesa.